Amici sportivi, amanti del calcio a 5 del futsal, ci ritroviamo qui al Centro Sportivo La Siepe per la finale della quarta edizione della Christmas Futsal. Si gioca proprio a ridosso del Santo Natale e le squadre della nuova look e design ceramiche si contendono il trofeo di questa quarta edizione. Nuovo look, diciamo, da destra verso sinistra risponde il design ceramiche, tutto pronto e c'è il fischio d'inizio di Giacomo Tollo. Balestrieri movimenta questo primo pallone con Sacchetti che prova ad andare in progressione per Ban. Si gioca ancora più avanti sul capovolgimento di fronte, Papà chiede anche il fallo che non viene accordato, Balestrieri va a recuperare, Papà scambio e c'è il colpo in diagonale e il vantaggio della nuova look porta la firma di Emanuele Balestrieri, 1-0 da parte di Crama su Bau. Papà, lo scambio subito con Balestrieri che va ad avvitarsi, palla che sfila di poco fuori Vasile, che c'è Kracium, Padur, palla alla porta, si libera, pronto per andare a calciare, lo fa e il colpo va a segno, c'è il pareggio sulla fiondata di Padurario che spedisce la palla sotto la traversa, 1-1, ma c'è il calcio d'angolo anche per Design Ceramic. Padurario per Kracium, il palo con la palla che ha sbattuto sul palo, l'ha lambito e poi è terminata fuori. Bulboaga pronto per Kracium in mezzo, allontana Papà e poi arriva il fendente di Padurario per il vantaggio di Design Ceramiche, 2-1. Rashkov, Bau se ne va sulla destra, mette in mezzo il tiro da parte di Balestrieri in due tentativi. Adesso Padurario si distende, contrastato da Rashkov, la palla messa in mezzo, pericolosa, dove Grama non arriva a chiudere, fuori c'è solo Padurario, parte Kracium per proprio per Padurario, deciso, teso, finisce in rete, Design Ceramiche ancora in gol, 3-1. Adesso Design Ceramiche fa qualche cambio, prova Ferenci. Non trattenuto il pallone da Colella che termina fuori, poi lascia proprio all'indietro, c'è Sacchetti nella zona centrale, Rashkov carica il tiro, c'è la deviazione che tocca il pallone spedendolo in calcio d'angolo, poi Ferenci, c'è Visan da solo davanti alla porta e per lui basta toccare per spedire il pallone in fondo alla rete, ancora il cambio del risultato, ora siamo sul 4-1 per Design Ceramiche. Sacchetti, Rashkov prova il diagonale, non arriva il taglio, Visan per Ferenci, se ne va in area, Sacchetti pur da terra riesce a rialzarsi, ancora Ferenci e la palla in fondo al sacco, 5-1, Cacciotti, distanza siderale e la palla che sbatte sul palo, poi su Vasile, Cacciotti, Sacchetti, ancora Cacciotti, palleggio tra i due, prova ad accentrarsi, ha un muro davanti, prova, calcia bene, perfetto, deciso, l'arbitro, il portiere non vede arrivare il pallone, all'indietro la parte di Cracium che lamenta un fallo non ravvisato, Cacciotti, Chito, Vasile lo ha spedito sul palo, adesso calcio di punizione però no look con Sacchetti e Vasile che va a rispondere, Kracium subito di prima per Grama, Padurario adesso possibilità e per gioco, per un gioco da ragazzi, proprio palla sulla buchetta più vicina per Grama, non ravvede gli estremi per il calcio di rigore, Sacchetti, Chitto prova a cercare l'angolino alto, Vasile non si fa sorprendere, Padurario in orizzontale per Grama, calcio di punizione affidata al mancino, Cacciotti ci prova, c'è anche una deviazione e palla che finisce in rete. Ancora, basta neanche un giro di lancette per portare di nuovo Design Ceramica in gol con Kracium, Visan, Sacchetti, Bulboaca,
Banin, Colella. Prova dalla distanza contro il suo rivale Vasin Bulbuaga, Ferenci. Ottimo questo movimento con il pallone e poi Visan, gli arriva un pallone che lentamente finisce in rete. Mette in angolo e il tiro sul palo che cicca, ma la palla finisce in rete. Il gol di Rashkov. Palla che arriva Banin, se ne va sulla sinistra, è libero sulla destra, Ferenci in spaccata, fuori di poco. Vasile, lungo verso Grama, che poi sembrava aver perso il pallone, si avvita e la spedisce in fondo alla rete. Sale ancora Cocciotti, possibilità per Rashkov, poi scarica per Balestrieri. 9-5, ci crede il nuovo look Balestrieri. Cacciotti, c'è anche Sacchetti che carica un palo incredibile su una fiondata, in mezzo il pallone, poi Sacchetti per Rashkov, Balestrieri e poi la palla in rete, ancora Balestrieri. Cacciotti non va via a Kracium. Banin, Colella tocca sventando questa superficialità. Cacciotti, ancora un palo, ancora un altro palo, due pali in sequenza, prima di Cacciotti e poi di Balestrieri. Va giù, non c'è fallo. Sacchetti, Banin va a recuperare, poi la mette in mezzo. Kracium, Cacciotti, Kracium scarica su Bulbuaga. 11-6, ormai finita. Banin, Karpiuk la tira fuori, Cacciotti, Ferenci e arriva qui il triplice fischio. La Design Ceramiche si aggiudica il confronto con il risultato di 11-6. Marco Guadagnino è il capocannoniere della Fustal, della quarta edizione Christmas Fustal. Squadra fair play del torneo FC Cercia. Prego ragazzi del FC Cercia. Miglior giocatore della finale, Marius De Renzi. Signor portiere della finale, Visan Basile. Allora, terza classificata della sempre quarta edizione di Christmas Fustal, GLS, prego. Seconda classificata del torneo, nuovo look, prego. Bravo, Musi. Porta lì dal Brasile diretta. Prima classificata della quarta edizione Visma Fustal Design Ceramiche. Fermi. Ma col cazzo si fa.